Partiamo intanto da un dato di fatto, siete insomma su 8 gare aperte, quindi l'agenzia sta riscuotendo insomma nel mercato quello per cui è nata, insomma il vostro posizionamento inizia a essere chiaro. Oggi tra l'altro avete organizzato questo meeting per parlare di imprenditoria italiana, ma anche di vie, no? Per trovare forza, per esprimerle, anche perché diventi punto di forza e non di debolezza del nostro paese per i vostri clienti e delle loro marche. Cosa ricavate da tutto questo? Mi permetti solo una precisazione, è vero che noi siamo su 8 gare, però siamo in prima battuta sicuramente sui nostri clienti, che sono il frutto di 14 gare che abbiamo vinto nel corso di questi 2 anni, su 28 alle quali abbiamo partecipato, più altri clienti che sono arrivati invece in via diretta. Quindi comunque non solo per un aspetto contrattuale, ma proprio per un aspetto morale, il nostro primo pensiero comunque è sempre ai clienti che abbiamo già acquisito. E questa cosa che abbiamo organizzato oggi risponde pienamente a questo principio, cioè la volontà di portare le loro testimonianze che riguardano i loro temi. Avete notato che oggi non si è nemmeno parlato di comunicazione, si è sfiorato l'argomento, ma il tema era il loro business come strumento di comprensione della marca. Noi crediamo che la comprensione della marca sia la leva fondamentale della comunicazione. Dall'altra parte c'è la comprensione del cliente, cioè in mezzo a queste due cose si consuma il successo della comunicazione. Ecco, noi crediamo quindi in questi due strumenti e li usiamo in tutte le loro possibili sfaccettature. Oggi è stato un esempio. Io ho sentito dire ai clienti delle cose, pur avendo con loro dei rapporti quotidiani, ci voleva un'occasione come questa per sentirli dire delle cose che non sapevo, che anche i miei soci non sapevano, e che ci danno ricchezza che noi mettiamo a disposizione dei loro brand. Avevo aperto infatti nominando le gare, non tanto ovviamente per dire, perché è ovvio che voi siete sui vostri clienti, ma anche per capire se dunque lavorare in una certa maniera, no? E presentarsi anche al mercato con un certo portafoglio clienti, perché il vostro si sta caratterizzando in un certo modo, sia poi discriminante o leva o portone, diciamo, per aprire altre porte che diventano poi sinergiche alle precedenti. Beh sì, questo è un circuito virtuoso nel quale noi abbiamo sperato fin dall'inizio e che poi in effetti si sta attuando esattamente in questi termini. In realtà credo che partissimo da un retroterra molto positivo che sicuramente ci ha aiutato e che è la nostra esperienza nelle multinazionali, nelle grandi agenzie internazionali, comune praticamente a tutti i soci, e questa cosa ci è servita tantissimo, non tanto e soltanto in termini di notorietà e di relazione, che è un aspetto se vuoi marginale, ma proprio in termini di conoscenza dei problemi dei clienti. Allora, quello che noi abbiamo pensato all'inizio di questa nostra startup, dove dico una startup che va avanti, perché una startup oggi deve essere una startup sempre, questo dovrebbe essere la mentalità operativa quotidiana di un'agenzia che affronta questo momento storico. Quindi il nostro intento è usare quelle che sono le conoscenze che abbiamo maturato in tanti anni di agenzie internazionali, proponendoci di renderle più snelle e più agili, facendo diventare degli strumenti di uso quotidiano da parte dei clienti, parlando proprio di tutte quelle leve importanti che ogni grande agenzia usa, che possono essere mai banalizzate ma rese fruibili e rese strumenti per i brand. Ecco, questo è quello che noi facciamo. Questa iniziativa di oggi rientra poi in questi temi. Parlando prima, no, con ognuno di loro, in particolare anche con Roberto Boscolo, no, ci ha anticipato che nel 2012 incrementerà gli investimenti in comunicazione perché sono serviti, cioè perché sanno fare la differenza. Tra l'altro che a metà anno, se non erro, andrà in onda anche il nuovo loro spot, che non sarà poi solo per l'Italia ma anche per l'Europa. Ecco, tutto questo è frutto della vostra concezione
comunicazione, cioè che lascia un po', se vogliamo, da perdere la creatività fino a se stessa, ma parla di comunicazione proprio come supporto, come consulenza alla marca, perché insomma bisogna tornare a parlare di marketing, di vendite, di business e di rapporto prodotto-risultato, usando anche insomma tutti gli strumenti per aiutare il cliente, per affiancarlo in un pezzo di quello che poi il suo percorso insomma naturale. Ecco, hai detto delle cose giustissime, prendo in particolare una parola che hai detto, tu hai detto un pezzo. In effetti una marca la si costruisce pezzo pezzo, cioè la marca la costruisce il cliente con tutte le sue operazioni, ma per quanto riguarda il nostro punto di vista, anche lì bisogna avere la pazienza di capirla la marca e pezzo pezzo costruire il valore che poi deve portarla a un punto più alto di quello di partenza. Se si segue questo percorso, ogni volta la marca continuerà necessariamente a salire. Ed è questo il proposito che noi ci siamo dati, che devo dire ci sta dando dei risultati, sia in termini di business per quanto riguarda i nostri clienti, che è la prima fonte di soddisfazione, che per quanto riguarda la crescita dell'agenzia, che è sicuramente un altro aspetto importante per noi. Tutti e tre questi clienti che hanno appunto presenziato oggi alla riunione che avete organizzato, no? Per parlare di imprenditorialità all'italiana, hanno un leitmotiv in comune, che è ovviamente la voglia di rimanere italiani, però sapendo che il mercato ormai è globale, quindi di guardare all'estero. In questo quanto un'agenzia italiana indipendente come la vostra potrà supportarli anche extra confini? Cioè, ecco, se magari si è appurato, no, che il grande network non è più necessario per fare della buona comunicazione, comunicazione anche integrata, per avere le chiavi insomma in mano, no, del processo di comunicazione dell'azienda, quando poi il salto di qualità il mercato diventa globale, che ruolo è quello vostro rispetto a queste marche? Ma allora può svolgersi in tantissimi aspetti. Alcuni di questi clienti li seguiamo già per quanto riguarda l'estero, fammi dire, tutti e tre in modi diversi, forse Zonino un po' meno, ma tutti e tre li seguiamo in qualche modo già per quanto riguarda i mercati esteri. Secondo, guai se noi ci ponessimo come una realtà provinciale italiana, cioè tutti gli anni che abbiamo passato nelle multinazionali che cosa sono serviti, se no? Sono invece un patrimonio che mettiamo a loro disposizione e che può trovare poi può sfociare in alleanze che facciamo con agenzie all'estero, là dove necessario, con però la garanzia che si trattino di strutture che siano gemelle rispetto alla nostra, gemelle o gemellate perlomeno, perché guai se no si cadrebbe di nuovo in un discorso che è già stato sperimentato e che non produce i risultati che clienti si aspettano. Guardando insomma al vostro futuro, ma anche al più immediato futuro, quindi ci saranno dei resoconti, no, da ritirare rispetto a queste 8 gare che avete in serbo, la vostra crescita eventuale, qualsiasi anche in relazione al risultato che queste daranno, è sempre guardando a questo tipo di clienti? Cioè state diventando un po' l'agenzia dell'italianità a tu cura? Ma guarda, io credo che queste non sono scelte che si possono fare, le cose succedono un po' naturalmente, spontaneamente, e non è mai giusto forzare i propri posizionamenti, cioè quello che vale per un brand vale anche per il nostro brand, quindi bisogna certamente guidare la crescita e a noi fa piacere vedere che le marche italiane si rivolgono a noi con attenzione. Noi abbiamo costruito fammi dire il nostro portfolio su queste marche e che ci diano ancora oggi la possibilità di continuare in questa direzione è per noi una soddisfazione incredibile. Questo non esclude che noi siamo stati anche chiamati a fare delle gare internazionali su brand multinazionali, li abbiamo affrontati, quindi non escludiamo nessun tipo di sfida. Per Zonin, per Fratelli Carli, anche per Boscolo, l'Expo 2015 insomma è un appuntamento importante a cui stanno iniziando se non altro a ragionare. Voi lo state facendo altrettanto? Ma allora, lo facciamo sempre pensando nei termini della domanda che tu hai rivolto oggi ai clienti, e cioè in che modo può essere una piattaforma interessante per loro.
non in che termini può essere una piattaforma interessante per noi, perché farsi la domanda in questi termini vorrebbe tradire il rapporto di fiducia che ci lega ai clienti e un po' il senso stesso dell'esistenza di un'agenzia.